Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli, dobbiamo cominciare a lottare con la potenza della preghiera. Dobbiamo cominciare ad usare le armi che sono quelle della preghiera e delle invocazioni al nostro unico Signore, Dio dell'universo, nel nome del suo unico Figlio Gesù. Prima di ogni altra cosa, cominciamo a lodare il nome del Signore. Lodiamo il nome del Signore. Lodiamo, lodiamo. Cari fratelli, ovunque voi siate in questo momento, qualunque cosa state facendo, prestate per un attimo attenzione. Mettetevi in una posizione comoda, in piedi, seduti, ma concentrati e parlate con Dio. Chiedetegli: Signore, parlami. Parlami, Signore. Fammi sentire la Tua voce. Fai in modo che io possa udire la Tua voce, il Tuo consiglio, il tuo aiuto, il tuo sostegno. Eccomi, Signore, sono qui, dinanzi a te, peccatore, infedele, misero, ammalato, con tanti limiti, però so che tu ci sei, so che tu mi ascolti. E allora invoco e imploro il tuo nome, Padre, nel nome di Gesù, ascoltami, parlami, Signore, fammi udire la tua voce, Padre. Padre Dio, parlami, parlami, Signore. Oh Spirito Santo, parlami, parlami, Signore, parlami, Santo Spirito, parlami, fa che io possa udire la tua voce, il tuo consiglio, guidami. Parlami, Spirito Santo, parlami. Grazie, grazie, Signore. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù, ti ringrazio, Padre. Cari fratelli, adesso, qualunque situazione, qualunque problema stiate attraversando o stiamo attraversando, la distanza non è un problema. Tu spirito diabolico, noi spezziamo il tuo dominio nel nome santo di Gesù. Tu spirito diabolico, spirito di fallimento, spirito di malattia, noi spezziamo le tue catene nel nome santo di Gesù. Per la vita delle nostre famiglie, dei nostri figli, delle persone care, tu spirito demoniaco, noi preghiamo affinché il tuo dominio si spezzi, si rompa nel nome santo di Gesù. Che il tuo potere si spezzi, che il tuo dominio su di noi si spezzi, si rompa nel nome santo di Gesù. Che il tuo dominio si spezzi, che il tuo dominio si rompa nel nome santo di Gesù. Fratelli, insieme aprite la bocca e le labbra e ripetete: rompo ogni spirito demoniaco, ogni spirito di malattia, ogni spirito di povertà, ogni spirito di disgrazia, io lo rompo. Io rompo ogni spirito di fallimento, io rompo ogni spirito di malattia, rompo ogni spirito di stanchezza, di deviazione. Rompo ogni spirito nel nome santo di Gesù. Io rompo ogni legame satanico nel nome santo di Gesù.
Ripetete la preghiera a voce alta più volte, rompete ogni spirito demoniaco, rompete e spezzate ogni legame con ogni spirito demoniaco. Tu spirito demoniaco, ogni legame con noi sia rotto oggi nel nome santo di Gesù. Ogni cosa che Dio non ha piantato nelle nostre vite, ma è stato influenzato da spiriti satanici, si spezzi oggi nel nome di Gesù, si frantumi oggi nel nome di Gesù. Che ogni dominio satanico sia spezzato oggi nel nome di Gesù, che ogni dominio satanico sia spezzato, rotto, frantumato nel nome di Gesù. Che ogni catena di povertà e di malattia si spezzi oggi nel nome santo di Gesù. Che ogni catena di povertà e di malattia si spezzi oggi nel nome di Gesù. Che ogni batterio di malattia e di povertà si spezzi oggi nel nome di Gesù. Che ogni catena di retrocessione si spezzi, si frantumi oggi nel nome santo di Gesù. Perché noi siamo il popolo di Dio e dobbiamo avanzare. Noi saremo il capo e loro la coda. Noi saremo il capo e loro la coda. E ogni catena che porti fallimento, ritardo, si spezzi oggi, ora, nel nome santo di Gesù. Che ogni catena che ci lega al male, ogni catena di retrocessione, ogni catena di fallimento, ogni catena di malattia, di debolezza, si frantumi oggi nel nome santo di Gesù. Ogni afflizione che disturba il nostro corpo, localizziamola e spezziamola oggi nel nome santo di Gesù. Aprite la bocca, muovete le labbra e cacciate ogni afflizione, ogni legame satanico nel nome santo di Gesù. Spezzate ogni barriera. Noi abbiamo il potere della preghiera, abbiamo la potenza della preghiera tramite le nostre labbra, la nostra bocca. Dichiariamo la nostra libertà da ogni male nel nome santo di Gesù. Dichiariamo libertà nel nome santo di Gesù, libertà da ogni male nel nome santo di Gesù. Perché Dio vuole che noi prosperiamo in ogni cosa nel nome santo di Gesù. Se Gesù afferma che noi siamo liberi, saremo liberi, saremo veramente liberi. Dichiariamo insieme la nostra libertà, dichiariamola nel nome santo di Gesù. Adesso affermiamo positivamente la guarigione del nostro corpo. Sono guarito nel nome santo di Gesù. Ho una salute di ferro nel nome santo di Gesù. Non ho problemi all'apparato renale, non ho problemi nei miei ormoni, sono guarito nel nome santo di Gesù. Il mio sistema linfatico è sano e guarito nel nome santo di Gesù. Le mie ossa sono ristabilite nel nome santo di Gesù. Le mie cartilagini sono sane nel nome santo di Gesù. Il mio apparato respiratorio è guarito ed è sano nel nome santo di Gesù. Ogni malattia mentale, ogni disturbo psichico è guarito, sono guarito nel nome santo di Gesù. Ogni disturbo agli organi interni è sanato ed è guarito nel nome santo di Gesù, perché io sono stato guarito e riscattato dalle ferite di Gesù. Ogni malattia al mio sistema nervoso è guarita nel nome santo di Gesù. Ogni malessere, malattia con nomi sconosciuti che non ricordo e che non so ripetere, sia guarito nel nome santo di Gesù. Ecco, con fede, con viva fede, pongo la mia mano sui punti dove sento dolore, sui punti dove so che c'è stata una malattia, sui punti dove so che c'è un disequilibrio, un problema. Io pongo le mani su questo punto e dichiaro la mia guarigione nel nome santo di Gesù. Non c'è nessuna malattia che Gesù Cristo non possa guarire. Non c'è nessuna malattia difficile per Dio che Gesù non possa guarire nel nome santo di Gesù. La parola fine può dirla soltanto nostro Signore. Nessun medico può dire è finita, non c'è niente da fare, ormai non c'è più niente da fare. L'unico che può dire la parola fine è soltanto
Dio e noi dichiariamo la nostra guarigione nel nome santo di Gesù. Per le ferite di Gesù mi copro completamente con il sangue di Gesù e dichiaro la mia guarigione, perché Dio può ricostruire, può rifare ogni parte del mio corpo, perché Dio è Dio e niente è impossibile a Lui. Perciò Satana, che mi teneva legato, che mi teneva afflitto, che mi teneva malato, è sconfitto oggi, perché io lo dichiaro con fede, con la potenza della preghiera, nel nome santo di Gesù. Tutti i miei organi esterni e interni sono guariti, sono sani, nel nome santo di Gesù. Confesso oggi la mia libertà, confesso oggi che sono sano, che ho un'ottima salute nel nome santo di Gesù. Aprite le vostre bocche, apriamo le nostre bocche e dichiariamo ogni sconfitta di ogni malattia. Dichiariamo la vittoria di Dio, la vittoria di Gesù sulle nostre vite e la salvezza. Dichiariamo che abbiamo distrutto Satana, che si era addentrato in qualche area della mia vita, della nostra vita. Dichiariamo la nostra salvezza, dichiariamo la nostra libertà nel nome santo di Gesù. Noi non possiamo fallire, perché stiamo pregando Dio, Adonai, El Shaddai, Elohim, Jehovah, Yahweh, e lo stiamo pregando nel nome santo di Gesù. Dio ha promesso che noi avremmo prosperato se avessimo obbedito alle sue leggi in ogni parte della nostra vita, non solo nella salute, ma anche nei nostri affari, nella nostra carriera, nella vita di ogni giorno, affinché la povertà non diventi una maledizione che ci impedisca di vivere e di pagare le bollette e le spese. Noi chiediamo la prosperità solo per poter fare la volontà di Dio. Dunque dichiariamo che avremo progresso, progresso, non solo salute ma anche progresso, miglioramento nei nostri affari, anche se le condizioni sembrano che non v'è alcuna possibilità di risalire la china. Noi possiamo prosperare perché Dio lo ha promesso. Prosperità, 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 dichiariamo prosperità nel nome santo e glorioso di Gesù. Fate esplodere le vostre stanze con il fuoco della preghiera e dichiarate tutto quello che abbiamo detto sino adesso. Ripetetelo se vi viene più facile, se vi aiuta la guarigione. Dichiarate, dichiarate, combattiamo ogni giorno con questa preghiera e abbattiamo ogni barriera nel nome santo di Gesù. Che Dio dell'universo ci benedica tutti e ci protegga con il suo santissimo manto. Cari fratelli, dichiariamo dunque la nostra libertà, la nostra salvezza, la nostra guarigione, la nostra prosperità. Dichiariamola nel nome santo e glorioso di Gesù. Lode e gloria a te, Signore. Venga presto il tuo regno. Grazie. Grazie per tutto quello che hai fatto e che fai per noi. Prego tutti i fratelli di lasciare le loro testimonianze di guarigione, in modo da rendere partecipi tutti della grandezza di Dio. Lode e gloria a te, Signore. Amen, amen, amen.